Dottoressa, ancora controlli da parte della Polizia Stradale di Reggio Calabria. Sì, oggi siamo qui al chilometro 390 direzione sud della 2 del Mediterraneo e diciamo subito che oggi è terminata la campagna europea Alcol e Drag volta al contrasto e alla prevenzione della guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. A Reggio Calabria e in tutta la provincia la Polizia Stradale ha effettuato diverse centinaia di controlli in tutte le fasce orarie e per tutta la settimana appena trascorsa. E sebbene i controlli siano stati molti, non è stata elevata nessuna contravvenzione per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Quindi le persone si sono comportate molto bene da questo punto di vista, perché tutti quelli controllati erano sobri alla guida, così come si deve essere. Oggi siamo qui, vedete il dispositivo, per un servizio speciale cosiddetto finalizzato al controllo del trasporto merci. È un servizio che ci viene indicato direttamente dal servizio polizia stradale del Ministero dell'Interno e veicolato tramite i comandi regionali, quindi è uno di quei servizi speciali che noi facciamo settimanalmente, che quindi viene calendarizzato proprio con questa finalità. Il fine è di controllare la regolarità delle merci che vengono trasportate, quindi in che modo, se sono in condizioni diciamo conformi al Ministero della Salute e naturalmente se chi le trasporta è in regola con tutti i documenti naturalmente che prevede la buona guida, quindi controllo di patenti, documentazioni, registrazioni delle merci, omologazioni e requisiti sanitari. Ecco, da ieri la Calabria è zona gialla, qual è la raccomandazione che fa la Polizia Stradale? Allora, la zona gialla naturalmente ci consente, come sappiamo ormai tutti, una maggiore libertà di movimenti, ma ricordiamo sempre che comunque c'è un coprifuoco particolare che parte dalle 22 di ogni sera e arriva fino alle 6 della mattina. Quindi è chiaro che in questo periodo tutti i movimenti devono essere giustificati secondo quelle che sono le condizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e riferite alle zone gialle. Quindi ci si può muovere soltanto per comprovati motivi. Autocertificazione al seguito, dove verrà indicato lo stato di necessità, il raggiungimento di residenze e domicilio, naturalmente motivi di salute, e motivi di lavoro. Quindi raccomandiamo a tutti di viaggiare in questo momento particolare, in queste ore, quindi dalle 22 in poi, con al seguito le relative autocertificazioni. Ecco, nei prossimi giorni, il 21, ci saranno controlli da parte della Polizia Stradale su tutto il territorio regionale? Sì, intanto attenderemo l'ufficialità di eventuali novità da parte del Presidente del Consiglio con appositi decreti, ma certamente ove ci saranno dei cambiamenti noi muoveremo la nostra operatività sui controlli in base alle nuove disposizioni. Quindi raccomandiamo sempre a tutti il rispetto assolutamente delle regole per la salute di tutti e naturalmente il rispetto delle norme del codice della strada.